Bueno, vamos a confiar. Dai, serio, sì. Ma già sta partendo, è partita? Sì, è partita. No, questo è la taglio, non mi la taglio. Okay. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video del recensore dello svapo. Questa sera, assieme a Davide Sguarro 92 o Sguarro Davide 92, penso che sia la stessa cosa, ci spero. Davide 92. Andremo a recensire i 4 liquidi di Marina Vape, o per meglio dire 4 liquidi di Marina Vape, che sono questi di qui che vedete in foto. Allora, come abbiamo detto prima, i liquidi che questa sera andremo a recensire sono i liquidi di Marina Vape e sono composti da 4 liquidi. In questo caso sono 3 cremosi, quindi Vape Flurry, Cream della Cream e Milkshake Man, e un misto di frutta. Se non vado errato sono a base 70-30. Le andremo a provare a 0 nicotina, attribuendo a loro il valore da 1 a 10 per le considerazioni finali e per il gusto. Io le andrò a provare sul profile della Votofo e io sul recurve della Votofo. Iniziamo subito partendo dal Agua. Agua. Senza C. Ma hanno sbagliato, è proprio così. No, secondo me è proprio così. Intanto partiamo dicendo che questi liquidi, se non vado errato, sono dei 70-30. In questo caso sono la versione dei 50 ml, al quale, se si vuole aggiungere la nicotina, si può aggiungere una boccetta da 10 ml a 18 ml di nicotina per portare il liquido a 60 ml con un totale di 3 di nicotina, oppure lasciare a 0 nicotina e utilizzarli in formato 50 ml. Come in questo caso noi ovviamente stiamo utilizzando a 0 nicotina. Riempimi. Cioè già tu te lo stai svapando. Io l'ho già drippato pochi secondi fa prima di iniziare il video. Quindi io parto con la prova di svapo, dopo sentiremo anche voi. Questo liquido ha in descrizione pineapple, guava e mango. Quindi dovrebbe essere un composto molto fruttato di ananas, guava e mango. Io ci sento di più la guava, dopo sento il mango leggero, ma molto leggero, e l'ananas. Io non sapevo cos'era la guava. Quando fai un tiro praticamente l'ananas si sente tranquillamente. Cioè no, non la senti. Ti senti proprio sdraiato alla Hawaii. Ah. Tipo rilassato. Mi piace. Davvero? Mi piace. Io riesco a sentire l'ananas, sento la guava e il mango lo sento molto leggero, però predomina la guava. Per te invece come la sento leggera, perché ripeto, c'è un gusto. Le senti leggera? La guava quanto c'è? Il mango, però il mango è molto leggero secondo me. C'è un sapore di un frutto proprio tropicale, proprio che è la guava, un è la frutto guava. Che tu a casa non provi proprio. È la guava. Ma buono. È la buono. Guava. Allora, realmente parlando, dobbiamo dare un voto personale a questo liquido. Io voglio dare un 8,5 pieno. Io personalmente, con tutti i gusti che conosco, ok, questo è uno di quelli che di fruttati mi piace di più. Ok. Quindi darò un 8,5 pieno, quasi 9. Quasi 9, quasi 9. Consiglio ovviamente di provarlo per chi piacciono i fruttati, spettacolare. D'estate, lo preferirei. Soprattutto d'estate. Allora, molto fresco, proprio. Ti se non rivisitano a mare, questo qua a mare secondo me è proprio, ti metti là con gli occhiali da sole. Se lo rivisitano con un vizio di ghiaccio, fanno 5. Andiamo avanti, andiamo a provare il Milkshake Man. Sembra un frappè alle fragole con panna montata. Un frullato di fragola con panna. Allora, andiamo ad odorarlo. Strano, strano, strano. Strano veramente. La presente le caramelle, quelle da fragola appunto, okay. Quelle no, cioè, mastiche, le caramelle, quelle che rimangono attaccate proprio nei denti. Ok, questo tipo a pelib, una cosa del genere, sì. Non so il nome, ma... Ok. Sembrerebbe buono. È strano, per me è strano dall'odore, sembra un po' chimico, non lo so. Guarda, ti taglio subito e ti dico tutto quello che penso. Ottimo liquido. Fragola, si sente in maniera molto leggera, panna e crema di latte si sente abbastanza bene, abbastanza persistente. Voglio dare un voto personale, do un 7. Sono diretto perché l'idea c'è, il liquido è buono, non è esageratamente particolare, però è un buon liquido. Personalmente, allora iniziamo col voto, poi dico okay, andiamo col voto, dai, andiamo col il mio voto. Voto su questo aroma è sul 7,5. Ok, non pienissimo. Ok. Perché praticamente allora sì, si sente la fragola abbastanza, ma la panna c'è quel gusto che copriamo, dai. Non lo so, mi lascia un po'. L'ispirazione bella botta di sapore. Ok. E poi si allontana. Invece come mi è capitato anche diversamente di sentire. E poi il sapore lo sentono anche quando butto, okay, diversamente. Perfetto. Però questo è un
È un 7 giustificato. Dai, ma ti confermo il 7. Ok, perfetto. Ok, continuiamo con il terzo liquido, il creme della creme, caramel apple. Ovvero dovrebbe essere una mela caramellata. Ci sei andato mai al circo oppure alle fiere quando facevi la mela caramellata, quella? L'ho assaggiata, sì. Ok, perfetto, ce l'hai in mente, giusto? Sì. Adesso andiamo a provarlo. Io non riesco a capire cos'è. Iniziare io con... Minchia, è una mela verde, però è quella mela succosa, proprio quella mela verde succosa, dove si sente quella, quel caramello esterno, quello rosso, ed è buonissimo. Sul caramello... C'è niente da dire, c'è solo da provare. Questa è la mia recensione, do un bel 8 pieno. 8 pieno anche per me, spettacolare, ottimo, ottimo, proprio ottimo, ottimo, ottimo. Davvero ragazzi, 8 pieno, è un liquido fenomenale. Io confermo 8 pieno e non dico nessun particolare. Per chi è interessato devi provare, basta, non c'è niente da dire. C'è, anche c'è vero, da provare, vero, non c'è da... Terminiamo con il Pepe Flurry Ice Cream Cookie Milkshake. Quindi dovrebbe essere un classico milkshake, un frappè al latte con... sembra un raffigurato di biscottini Oreo, quindi cioccolati. Avremo dei problemi per questo. Adesso andiamo alla domanda e facciamo le considerazioni finali. Non riesco a sentire il biscotto, la pasta frolla del biscottino Oreo, non riesco a sentire. Non riesco a capire se è un biscotto al burro o se è un biscotto al cacao, non riesco a distinguerlo molto bene. La nota di latte comunque la si sente, no? Latte sì, panna la si sente. Latte bianco senza zucchero. Ok. Cosa che noi non amo perché io sono amante dello zucchero, per questo amo, ripeto, i gusti di poco fa. Senza nulla da togliere nemmeno al ice cream e milkshake, devo essere sincero, il mio voto personale è un 6, ma perché la nota di latte si sente, però io non riesco a sentire la nota biscottata e devo essere anche sincero, non è tanto dolce, non è molto dolce. Ok, io confermo il tuo 6 anche per me, perché ripeto, buono da svapare, ma secondo me stufa. Stufa spesso, sì. Stufferà, tipo, sarà un sapore... Potrebbe segnare, perché è un monogusto, cioè un gusto monotono. È un gusto... Quindi, un po' meglio sui tre, quindi acqua, milkshake e cream della cream caramel apple, un po' meno per il Pepe Flurry. Per stasera vince acqua. Ragazzi, dalla recensione dello Swap è tutto, da Marina Vape è tutto, da Davide Sguara è tutto. Con l'ultima spavata ci salutiamo, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanella per le notifiche e lasciate un like al video se il video stesso vi è piaciuto. Ciao a tutti ragazzi. Bottles, popping bottles.